squadra preferita. Tipo a calcio bello, tifo. Quante volte hai ripensato all'occasione che hai avuto a Francavilla, la parata del portiere? Sarebbe stata un po' la ciliegina sulla torta, sul tuo ritorno in campo e su questa stagione che stai vivendo? Sicuramente era un peccato, l'ho rivista un paio di volte. Il tiro che ho fatto, purtroppo, secondo me, se era un pochino più alta la palla, il portiere non la prendeva. Penso che l'ho tirata in un'altezza perfetta per lui. Richard, io invece volevo chiederti questa nuova collocazione che tu avevi fatto già in passato, avevi interpretato già in passato, però pensi che questo ti possa dare una mano anche, se vogliamo, a reinterpretarti nel corso degli anni? Cioè, Richard Lasic da adesso in avanti potrebbe diventare a tutti gli effetti un terzino destro. Sì, può succedere. Dipende, ovviamente, se quest'anno facciamo tutti bene e vogliono che continuo a fare questo ruolo, continuo a fare. Io mi diverto a quel ruolo, cioè, non mi sento male a fare quel ruolo, quindi per me è indifferente. Cioè, vuoi dire che se potessi scegliere giocheresti addirittura per scelta esterno destro e non a centrocampo da dove vieni? Se posso scegliere io? Non mi rispondere come Diakité che disse che si metteva in panchina per non scegliere. Allora, penso che sceglierei centrocampo. Che è più naturale per te. Anche se stai garantendo un assetto tattico difensivo, non da difensore, ma proprio come tattica difensiva. E si ha l'impressione che con te il terreno sia più coperto, insomma, lo si è visto bene anche domenica scorsa. Perlomeno questa è la nostra impressione. Come ho detto, io il terzino mi trovo bene, non ho nessun problema di farlo, quindi... Se continuo a fare terzino lo faccio molto volentieri. Etano, ricominciamo il giro. Sì. A proposito del Teramo, ti voglio chiedere, secondo te che prospettive ci sono per la squadra? Insomma, che idea ti stai facendo di questa stagione, del campionato che state facendo? Allora, secondo me stiamo facendo un grande, grande campionato. Siamo più o meno quelli dell'anno scorso, no? Diciamo, quella base dei giocatori, siamo quelli, però stiamo facendo molto meglio. Io penso che a fine anno, se continuo a fare bene, tutti questi giovani che stanno giocando possono fare tanta strada e la società può magari valorizzarli. Richard, qualche giorno fa il mister, prima della partita contro la Virtus Francavilla, ha parlato di personalità che serve in alcune circostanze. Ecco, immagino che si riferisse a gente come te, a gente come Francesco Bombaggi che si è seduto prima. Voi vi sentite comunque chiamati in causa quando l'allenatore parla di personalità da mettere in campo nei momenti complicati della partita? Allora, se non la mettiamo noi, quelli con la più esperienza... chi la mette? Quindi è anche una cosa naturale. Quelli giocatori più esperti dovrebbero aiutare la squadra, no? Anche se magari vediamo Diakité, no? Che è un ragazzo giovane, però c'ha tanta tanta personalità, quindi dipende anche da ognuno come è fatto, no? Sì, questo è un po' soprattutto quelli che hanno esperienza, secondo me devono tirarla fuori, e soprattutto nei momenti difficili. Richard, intanto dici se stai bene o se stai benissimo, e poi se la stessa domanda che facevo prima a Lewandowski: ritieni che il Teramo, andato benissimo per gran parte di questo girone di andata, stia un po' patendo l'essere non più una sorpresa, o se probabilmente è una fase non brillantissima dalla quale si può tornare ad uscire fuori presto? Secondo me si uscirà sicuramente. Avevamo Ternana, che dobbiamo dire, Ternana è una squadra molto forte,
e con la Virtus Francavilla sì, siamo andati in difficoltà, che ci può stare, no? Perché abbiamo dominato maggior parte delle partite che abbiamo giocato in questo girone di andata, quindi se una partita facciamo tipo sottotono, un tempo sottotono, secondo me ci sta. È importante vedere gli errori che abbiamo fatto e cercare di non ripeterli. Bene o benissimo? Come stai? Bene o benissimo? Bene. Quando starai benissimo? Non so. Spero prima possibile. Ok, in bocca al lupo, grazie. Senti, Richard, posso rubarti solo un altro secondo per chiederti, visto che interpretate lo stesso ruolo e spesso cambio ruolo su ruolo, se tu dovessi dare un consiglio a Diakité su come interpretare meglio di quanto già non lo stia facendo il ruolo di terzino destro, che consiglio gli daresti? Questa è una bella domanda. Non lo so, a me piace più da centrale, quindi... Io personalmente non lo so che consiglio gli darei, dire verità, però io come mi sento da terzino, quando lui gioca centrale mi sento molto più sicuro, mi sento che posso spingere perché dietro c'è lui, capito? E il consiglio non lo so. Ma alla nazionale tu un pensierino ce lo fai ancora, oppure è un capitolo chiuso della tua carriera? Cerco di non pensare, perché... diciamoci verità, no? Dalla Serie C purtroppo non arriva la convocazione, perché c'è tanta gente che gioca nelle squadre importanti di Serie A, quindi non la sto pensando solo di fare bene dopo quei anni che sono stato fermo. Se deve arrivare, arriva, una volta se no, è così.